Intanto c'è il direttore sportivo Ramondino del Soriano. Direttore, buonasera e bentrovato su Stadio Radio. Grazie, buonasera a voi. 1-1 in casa dell'Acri, passate in vantaggio, poi l'Acri riesce a centrare il pari, ma c'è un momento della gara dove entrambe le formazioni rimangono in 10 uomini, c'è un, tra virgolette, una mezza accusa di mancanza di fair play nei confronti del Soriano, quindi io le voglio chiedere, insomma, com'è andata e se ci spiega la vicenda nei dettagli. Sì, c'è stata questa situazione che il giocatore nostro non aveva capito che dovevamo tornare la palla agli avversari, quindi l'ha intercettata e poi, diciamo, è andato il parapiglia, dove l'arbitro poi ha espulso sia un nostro giocatore che uno loro. Sì. Poi sostanzialmente è stata una gara equilibrata, ritmi molto alti, potevamo vincerla noi anche loro, c'è un po' di rammarico comunque perché abbiamo avuto delle occasioni importanti non concluse al meglio, però ci portiamo via questo punto alla fine soddisfatti, ecco, e guardiamo alla prossima. Sì. Voi eravate reduci dalla vittoria con lo Stilo Monasterace in casa, oggi un pari, è un crescendo, è una squadra che può crescere ancora, chiaramente siamo alle prime battute, un po' tutte le formazioni sono con un certo ritardo, ora secondo il suo punto di vista questa squadra quanto ancora può crescere e se manca qualcosa, lei è direttore sportivo, immagino che con il tecnico stiate dando un'occhiata un po' al... Guarda, sicuramente ancora dobbiamo crescere, non siamo al meglio della forma, poi considera che questa è una rosa comunque con un'età media bassissima, siamo intorno ai 21 anni di età media, tanti giovani che vengono da settori giovanili, parecchi over che si affacciano per la prima volta in eccellenza, quindi c'è bisogno un attimino che acquisiscono esperienza sul campo e piano piano stiamo iniziando a vedere dei buoni risultati. No, movimenti di mercato sostanzialmente noi no, perché abbiamo avuto la fortuna di concludere la campagna di mercato nei tempi, ecco, già a fine luglio eravamo a posto, ora in settimana è venuto, abbiamo rescisso con un difensore, in settimana ne arriverà un altro, però diciamo che siamo al completo, ecco, non siamo alla ricerca di altre situazioni perché ci siamo mossi in tempo, ecco, loro hanno bisogno solo lavorare con questi ragazzi e cercare di fare meno errori possibili in futuro, ecco. 3 giornate, abbiamo la Regio Mediterranea a punteggio pieno con 9 punti, oggi da sola, Morrone che segue a 6 insieme a Cotronei, Locri e Boalinese. In questo momento chiaramente numeri indicativi per una stagione lunghissima, dobbiamo arrivare alla 30ª giornata per capire chi vincerà questo torneo, forse qualcosina prima, se rispetterà il consueto cammino, il torneo di eccellenza. Comunque lei che opinione si è fatta di questo campionato e secondo lei quali sono, insomma, le formazioni che potranno così? Guardi, secondo me questo sarà un campionato altamente imprevedibile, cioè non, ovviamente ci sono squadre importanti come Locri, Paolana, Scalea, Sersale, però ne vedo tante altre che comunque possono dare filo da torcere. Ci vorrà ancora qualche giornata per far delineare un po', diciamo, tutti gli schieramenti, capire chi potrà ambire alla vittoria finale. Sì. E quindi vediamo un po' cosa esce fuori. Ripeto, ho la sensazione che sia un campionato imprevedibile, che ne vedremo delle belle con tante sorprese. Ecco, oggi non so quanti si aspettavano questo pari dello Stilo Monasterace con la Paolana, è un po' un incidente di percorso per la Paolana. Infatti, questo è testimonianza che è imprevedibile, pure sì. Noi comunque non è che era così scontato venire a fare punti contro una squadra importante, alla grande tradizione, con tanti giocatori importanti in rosa. Sì. Siamo riusciti a fare una bella prestazione gagliarda e guardiamo al futuro, ecco.
Sì, è vero, perché l'Agri tra l'altro non è che stia vivendo un momento anche importante, sicuramente una rosa è importante, però evidentemente qualcosa non sta funzionando e quindi chiaramente volevano fare il risultato pieno quest'oggi, uscire con un pari tutto sommato è positivo, anche perché ottenuto in trasferta. Ora il prossimo il cammino del Soriano, due gare di fila in casa, Gallico Catone e Cotronei Caccuri. E nell'intermezzo, metà settimana, abbiamo anche il ritorno di Coppa col Sassale, sì. Quindi ci aspetta una settimana dura, dove dobbiamo cercare di raccogliere tutte le energie per portare a casa più punti possibili e concludere questo passaggio del turno in Coppa, visto che abbiamo fatto anche lì una buona prestazione mercoledì a Sassale. E quindi niente, bisogna solo lavorare duro e continuare su questa strada.